ananas, succo di mela, succo, tè, succo di mela, Coca-Cola light, tutto. Succo di mela, pazzi. Vedi che i registi sono abituati a catering costantemente, no? Quindi li dobbiamo. I registi di pubblicità sono abituati al catering. Ti racconto un aneddoto stupendo di Arthur Penn. Adesso ti dico una cosa che ti farà impazzire. Aneddoto stupendo di Arthur Penn. Ok, tre film di Arthur Penn, Silvia. Vai. Ma che? Tre film di Arthur Penn. Ma chi sta registrando? Chi è Arthur Penn? Allora, perché i registi italiani non sono colti? È una cosa ci chiediamo. Io so un sacco di cose, ma non chi sia Arthur Penn. Io questo non ce l'ho. Lo devo ordinare su Amazon. Grazie. Che sembra che sto bevendo tipo quelle cose super moderne. Sembra anche un po' Bad Taste di Peter Jackson quando bevo la cosa degli alieni. State attenti quando estraete che si graffia. Che figo. Ma no, perché io pensavo stessero uno da una parte e uno dall'altra, come dovrebbe essere. Devi stare attento. Devi stare attento, devi stare attento. Allora, ragazzi, vi dico anche il tempo che ho. Grandissimo. Che è tipo. Devo andare, infatti. Perfetto. Oh, ragazzi, beh, insomma, mi sembra che ci siamo detti tutto, no? Dai, no, che sto facendo una proiezione di smetto quando voglio tre in tutto questo. Con Edoardo Leo, che ho lasciato qua dietro a vedersi il film. Che meraviglia. E io intanto sto qua, capito? Per Alò questo e altro. Però cioè, tu hai un corrispettivo. Cioè, tipo Red Ronnie sei tu. Un Red Ronnie di ma San Giovanni, no? No. Red Ronnie era figo. No. No, non era figo Red Ronnie. No. No, e chi è che è figo, scusa? Non lo so, io sono più Roger Ebert, che tu non sai nemmeno chi è. Roger Ebert. Lo stavo per Dio. Io sono Roger Ebert. Un critico democratico, super dotato, di sinistra. Nella splendida. A differenza vostra. E è molto simpatico. Roger Ebert italiano. Va bene, come cominciamo? Cominciamo. Come funziona col time? Da, facciamo il saluto. Vado, maestro? Allora. Ciao Bettes.it, ti piace il cronometro? No, ma non ho capito a che cazzo serve. È tipo, perché tutti i video devono avere una durata... No. E allora, non ha senso il cronometro. Ah, io pensavo che una persona sofisticata e manipolatoria come te lo apprezzasse questo scamotaggio. No, oppure io voglio fare subito outing, perché devo dire una cosa. Questo video, voi vedete, siamo su Facebook probabilmente, io sono su Facebook, vedete video 2, e poi mi dice, vai, vedi Alò che vive in condizioni disagiate, insomma, una persona in estrema povertà. E invece la casa che voi vedete non è come vi vuole far credere, è ricco sfondato, cioè una casa da paura. Cioè, se noi girassimo la camera... Vedreste tipo la servitù, le... sono quattro afroamericani. No, vabbè, la casa è bellissima. Invece lui ci tiene a tenere il profilo basso. Questo gli fa onore. Sono già passati 48 secondi. Ce ne siamo detti tutto. Allora, il cronometro è un mero escamotaggio drammaturgico. Ah. Ok, che secondo me ti piacerebbe se ti raccontassi perché, ma non lo facciamo adesso. Siamo qui con il meraviglioso Sidney Sibilia, regista che amo alla follia e che ho portato nella mia casa finto povera per parlare di qualcosa di home a proposito. Oggetti, perché di solito si parla di, invece oggi parliamo di oggetti, di cose che hanno una valenza fisica legate alla casa, in una casa, che in una casa non possono mancare queste cose. Allora abbiamo Blu-ray alta definizione, DVD. Questo è come le dicevo io con tutte e due le cose. DVD con tutti e due, DVD semplice. Allora, quattro oggetti per un film. Sembra che li stiamo vendendo. Per una cifra modica di 40 euro, le prime 5 telefonate. Il numero è qua sotto, ragazzi. Oh, noi già così ci abbiamo a perdere, però. Più di questo, che possiamo fare? Ci aggiungiamo una carta igienica, una batteria di pentole e il TV Color. No, la bicicletta col cambio Shimano, ti dicevano. Poi tutti i cambi sono Shimano. Non hai visto la senza cambio Shimano? Che sarebbe stata quella la notizia. E io non capivo mai di cosa si parla. 14 pollici e Color. Sì. In più tutto Kafka, tutto Proust, questo è Remo Remotti in Sogni d'oro di Moretti, quando appunto è un Freud che sta vendendo nel paese. Detto ciò, siamo qui per vendere, ma per parlare anche di smetto quando voglio masterclass. Allora, domanda, visto che tutta questa bellissima avventura sembra che sia diventata più grande dopo il successo del primo film, e questo è normale perché Sidney era all'opera prima, ma chi l'avrebbe mai immaginato? Quindi dopo, diciamo, lui e Matteo Rover insieme hanno cominciato a espandere, no? A creare un universo intelligente ed esilarante.
cioè proprio grande cinema, spettacolare, ragazzi, non potete. Ma la prima volta che li vedi questi? Eh sì, no, perché ti vedo proprio. Non li ho ancora visti, questo è uscito l'altro ieri. Certo. Non so come fai ad averli, ma te li sei comprati o ti? No, mi sono arrivati. Ah, capito, a lui sì, a me no, no, io non li ordino su Amazon a volte, pure insomma. Ora perché a Lossi e al regista, no? Me li ha portati il mio quinto servitore, esatto, quello esatto. Senza una gamba, me esatto. Li ha portati, l'ho mandato io a prenderli, anche frustandolo, esatto, e poi è venuto a portarmeli. Senti, esatto. Hai lavorato, c'è un contenuto molto bello con Luigi Di Capua, che è uno degli sceneggiatori del film, su, diciamo, l'importanza dello scrivere una sceneggiatura, molto bello, Sidney, un contenuto fantastico, autoripreso con Sidney e Luigi Di Capua, che ci portano un po' nella stanza della scrittura, una stanza piena di grafici, di sembra la stanza di un investigatore dell'FBI che viene a Full Mind, è una cosa di dei pazzi. Quella è nata perché aspetta, però la domanda è dirò comunque questa risposta. La domanda è: quanto hai lavorato, visto che appunto hai lavorato, avete espanso l'universo e fra poco parliamo, avete immaginato un secondo e un terzo film, quanto hai lavorato all'OM, agli extra dell'OM durante l'esperienza di Smetto Quando Voglio Masterclass? Cioè lì è entrato molto il DVD già? No, in realtà c'è una cosa strana, no? Perché i backstage si fanno sempre quando arrivano le telecamere, no? E qui sono tutti uguali, perché tipo, cioè ormai abbiamo capito, no? Certo. Poi per me sono molto importanti i backstage, perché io non ho fatto scuola di cinema, quindi mi ci sono formato su io vedevo i film e poi i backstage, cercando di capire. Non si capiva comunque un cazzo, perché era solo gente che si divertiva, perché nei backstage sono tutti allegrissimi, diciamo, le risate, cioè io volevo fare i film per ridere, cioè, e invece sono una tragedia, si sta incazzando tutto il tempo. Però c'è una cosa che invece che è la parte più importante del film, che è quando lo scrivi e che non ha telecamere spente, e non, invece mi piaceva fare un contenuto che parlasse della cosa più importante. Perché poi abbiamo capito, c'è sta sempre un attore, la telecamera, quello che lo trucca, già a volte c'è il dolly se ci sta uno spiccio in più. Ma quando è che questa cosa nasce? Nasce stando un anno e mezzo chiusi in una stanzetta, e visto che non c'erano telecamere, l'ho fatto col mio cellulare, ci siamo fatti un video, io e Luigi, perché Francesca Manieri non appare in video. La grande Francesca Manieri. Francesca è come Elena Ferrante, non possiamo dirvi chi è e rivelare la sua identità. E siamo stati un anno e mezzo chiusi in una stanzetta e con tutte queste cose appese, perché poi un film così grande lo devi un po' vedere. Un film così grande, perché questi sono gli appunti di Alò. Cioè, vedi un po' se queste si può. Gli appunti di Alò, ragazzi. Sembra il codice Hammer, quello là, quello che poi ha comprato Bill Gates, il codice Gates. È una cosa scritta, scrivi al contrario come Leonardo, sì, da Vinci. Sembra, cioè, anche il libro del fratello del protagonista di Sirius Man, dei fratelli Coen, quel libro dove lui ha messo tutto, l'esistenza di Dio. Questo è Salvatore Esposito, un contratto che sta aspettando il re di Tom Tickver. Vabbè, basta, se no poi ci licenziano, dobbiamo tornare a Smetto Quando Voglio, questi sono i miei appunti. E un giorno in pretura, la band, bloopers, cioè, Edoardo Leo è quello che sbaglia sempre. Vabbè, pure quello che sta più in scena, però è statistica questa, cioè, però io sono critico, ho pensato, no, a sta roba. Più sta in scena, più poi c'aveva delle cose, no, Edo è stato un grande. Anzi, sbaglia sempre lui però nei bloopers. No, sbagliano pure gli altri. Leo sta un 80%, l'ho calcolato. Hai calcolato le cose. Leo, fa meno bloopers. Sbaglia sempre Leo. Che poi tu puoi fare tutti i contenuti virali del mondo, quello che la gente se vuol vedere sono sempre le papere. Cioè, è una cosa, è un evergreen. Noi abbiamo fatto la band, abbiamo fatto... Che è molto carino. È bello. Allora, La band mi è piaciuto molto perché è quello più esoterico di contenuto. Cioè, è quasi nonsense, come il musical. Come il cronometro. Come il cronometro. Cioè, c'è Edoardo, Pietro Zinni, che sta sul tetto di un treno, di un certo treno, e si lascia andare a un momento di ballo. Ma la cosa che mi piaceva di più di La Band, che è uno dei contenuti extra, se no siamo misteriosi pure noi, è come si chiude. Quello mi è piaciuto molto. Perché mi ha ricordato anche tanto il mio regista preferito, a cui io ti associo tanto, lo sai, te lo ripeto sempre che te ti imbarazzi, che è John Landis. Perché Edoardo fa lo scemo e poi entra immediatamente nella scena. E questa era una tecnica che utilizzava anche John Landis. In realtà quella era pure un po' l'insolazione, perché era
ad agosto a Brindisi e noi giravamo sul treno, no? Quindi le chiacchiere stanno un po' a zero, c'è un treno che va con Edoardo sopra e stop, il treno deve tornare in partenza, e questa qua, cioè, prevede questa operazione qualche decina di minuti. Edoardo sta lì con la giacca di panno di Pietro Zinni, che come l'armatura di Iron Man lui c'aveva là, e quindi insomma ovviamente il caldo l'ha praticamente devastato e distrutto, e quindi lui ballava anche per, a volte si addormentava, quello che non c'è è che lui a volte dormiva, cioè nel tempo che tornava lui proprio dormiva e andava in fase REM e diceva: oh, ho sognato una cosa. Ma come fa? Io a un certo punto, quando facevo l'animatore nei villaggi, avevo studiato pure delle tecniche di sopravvivenza simili. Poi da regista non servono più tanto. Ok, va bene. Quindi, ma perché abbiamo un microfono che sta nella zuppiera? Cioè, non ci puoi tenere come tutti le nespole? No, c'hai i microfoni nella... Ma questo è collegato, funziona? Ah, okay. È il microfono. Perfetto, vai. No, e lo voglio mettere lì adesso. Ma non è un direzionale, è un gelato. Ragazzi, non ci vuole venire. È tutto fatto, bro. Sì, vabbè, è un po' così. Ma facciamolo nella sala presidenziale, la Versailles. Questo è il casco di Sibilia con cui è venuto nella casa. Queste sono le chiavi di Sibilia. Le chiavi di casa. Della garçonniere dove c'è l'amante. E del motorino. Del cavò dove tieni i soldi, che ce l'ha più di me, secondo me, Sibilia. Va bene. E allora, poi continuiamo con gli extra bellissimi. Un giorno in pretura. Un giorno in pretura. Bellissimo. Quella è la cosa di cui vado più fiero dopo la maturità, è aver fatto un giorno in pretura. Un giorno in pretura è praticamente la... Noi abbiamo contattato Roberta Petrelluzzi, che è un genio. Intanto si parla troppo poco di Roberta. Adesso anzi, cancella tutto, parliamo solo di Roberta Petrelluzzi. Roberta Petrelluzzi è una persona che fa da 30 anni lo stesso programma. Yes. Un programma che vive 30 anni nel silenzio, e nessuno, cioè, dovrebbero intitolare delle traverse a questa cosa, e invece non lo fanno perché David Letterman dura di meno, cioè stessa, certo, notizia, certo, è più recente, e invece c'è la, certo, Roberta Petrelluzzi che fa questa istituzione Un giorno in pretura, che io avevo visto, in realtà non me l'avevo cagato tanto, io la televisione non la guardo tanto, e mi sembrava una cosa pallosa, tipo di Un giorno in pretura sarà una cosa per i vecchi, e invece l'ho studiato per fare Lasciare il processo. Che meravigliosa. Mi sono guardato Un giorno in pretura. E con Francesca ci siamo guardati tipo un miliardo di puntate. Sono bellissime. A un certo punto non era vero che ci serviva. Semplicemente volevamo guardare Un giorno in pretura. E poi mi piaceva chiudere il cerchio facendo commentare a lei Lasciare il processo. Lei ha capito subito l'ironia della cosa e l'ha fatta bene. Ma con tutta la redazione, cioè lei ha chiamato tutta la redazione di Un giorno in pretura, siamo andati lì e l'abbiamo. E il testo che leggete, noi avevamo fatto un testo, però lei non piaceva tanto. E non lo trova coerente con Un giorno in pretura e con il film che lei aveva visto, cioè lei, e se l'è sistemato, ha fatto tutto lei, ed è una roba fighissima, è un contenuto geniale. Roberta, complimenti, ha ragione Sydney, e complimenti per aver creato questo rapporto, ha ragione Sydney, che è un amante della cultura popolare, la cultura popolare e la televisione, avere un rapporto per 30 anni con il pubblico e mantenerlo, per cioè, lui che è un uomo di spettacolo, di intrattenimento, comunque è una cosa. Chapeau Roberta e complimenti. Ok, prossimo argomento. Beh, il lunghissimo, qua io non ho diviso in capitoli, me li sono visti tutti, il lunghissimo making of che contiene al suo interno presentazione di nuovi personaggi, toni nuovi, registri nuovi, aumento dell'azione, la famosa scena dell'assalto al treno con gustosissimo backstage. Allora, qua entriamo più nel film, ok? Entriamo più nel film. Allora, io ho adorato Smetto Quando Voglio Masterclass, ho amato molto Smetto Quando Voglio. E adorerai Smetto Quando Voglio d'onore. Mi pare che si stia facendo, caro Sibilia, un discorso molto bello di natura editoriale. È un termine, io sono fissato, dico sempre editoriale come critico, mi sembra che sia proprio il termine. Wonder Woman, mi occupo dell'aspetto editoriale. La Mummia, I Mostri dell'Universal, mi occupo dell'aspetto editoriale, non mi è piaciuto come l'hanno trattato. La Marvel, trovo che siano dei geni dal punto di vista editoriale. Gig Robot 2 non si fa, è una follia dal punto di vista editoriale. Quindi editoriale per me come critico è diventato un termine, una parola che mi sembra che spieghi tutto il momento che stiamo vivendo. Voi avete fatto un grandissimo lavoro editoriale. No, perché... aspetta, sono d'accordo. No, davvero. Cioè, no, è giusto. Da noi manca la cosa che la crisi di cui si parla è una crisi editoriale.
Ma no, c'ho ragione, che non sono un coglione, che sto sempre qua a dirlo da solo. Non lo dicono in tanti, però, devo dire, ma il problema è di natura editoriale. Cioè, mancano gli editori. Perché in 15 anni abbiamo fatto un po' di cacciamo, senza stare qui ad analizzare, però uno dei problemi principali è la parte editoriale. Cioè, non c'è una direzione editoriale e si fa molta fatica. Comunque è una cosa non semplice, infatti gli americani fanno una gran fatica, ma hanno delle direzioni molto ben precise. Poi beh, tu hai citato, cioè anche La Mummia, no? È un modo per prendere dei mostri che non si cacca nessuno, tipo La Mummia. Eppure vediamo se possiamo renderlo figo. E questa è un'operazione editoriale. Non facciamo altro che ripetere che dentro la Marvel la figura più importante è quella di Kevin Feige, il quale è il vero Master of the Universe, e ogni volta che intervisto un regista di un film Marvel e chiedo ma è vero che Kevin Feige ti manda delle memo devastanti, è il direttore editoriale del progetto, licenzia registi, litiga, assume, mette James Gunn dentro Guardiani della Galassia, prende un punk, lo inserisce in un contesto, cioè è Kevin Feige Marvel. DC non ha trovato il direttore editoriale, l'aveva chiesto a Christopher Nolan. Christopher Nolan gli ha fatto perebè, anche giustamente dal suo punto di vista. Zack Snyder sta cercando di diventare il direttore editoriale, peraltro lo abbracciamo perché non se la passa bene. E La Mummia della Universal non ha un direttore editoriale. John Landis, secondo me, doveva essere il direttore editoriale per il suo amore per i mostri della Universal. Chiudiamo questa cosa dicendo, editorialmente, qual è secondo te la differenza fondamentale tra quella geniale commedia che prendeva la tradizione dei soldi ignoti, ci metteva dentro Guy Ritchie, Utopia, quindi faceva tutto un grandissimo gioco postmoderno geniale, quindi qual è stato il lavoro editoriale da Smetto Quando Voglio a Smetto Quando Voglio Masterclass? Che è la cosa editorialmente che ci sembrava interessante era fare la trilogia. Il problema è che che non era stata concepita dall'inizio, no? Quindi noi avevamo un film chiuso che volevamo riaprire. Il problema di fare i sequel e poi la trilogia, cioè il problema è anche la forza, è che difficilmente la storia ti porta a fare una copia carbone del primo film, che è una cosa che comunque non avrei voluto fare, e quindi intanto sono cambiati pure un po' i miei gusti e la vera ambizione che ci siamo detti all'inizio è fare tre film di tre generi un po' diversi, cioè tenere la commedia e declinarla il primo film un po' indie, no? Un film di accezione quasi classica, comincia con un film quasi come un film normalissimo come ne hai visti tanti e poi porta va su. Bisognava prendere quel punto d'arrivo e non portarlo giù, ma portarlo ancora più su fino ad arrivare all'assalto al treno. E adesso siamo al terzo e ultimo capitolo dove e non è solo in verticale è in diagonale, ci dicevamo quando lo scrivevamo, ho messo una linea diagonale, cioè ti sposti dalla commedia indipendente, diventa una commedia d'azione, di impostazione un po' più industriale, ma anche con riferimenti diversi e con un tasso, hai una richiesta al pubblico di credibilità diversa. Certo. E il terzo va a fare uno scarto ulteriore che non posso però rivelare. Proveremo poi a sapere qualche cosa. Vedete quanto è bello questo tipo di consapevolezza editoriale che non può mancare, signori. Ci rivolgiamo anche a colleghi giovani, un bambino di 10 anni che ci stai guardando, che diventerai Sydney. Occupati degli aspetti editoriali. Loro sono molto bravi perché... perché... No, per lui dico. No, vabbè, ho capito, ma se gli piace il cinema, no, ho capito. Io a 10 anni già l'avrei visto un conto. Allora, infatti sono diventato un critico finto povero, anzi. Detto ciò... Il tavolo è bellissimo, no? Però è bellissimo. È di ferro e di legno? È d'oro. È d'oro. Hai presente i Poggiolini? Io lo frego. No, lo ricordi, no, poi dovevo vedere la piscina di Coca-Cola Zero. E le piscine si fanno di Coca-Cola Zero, perché quella normale poi ti lascia lo zucchero casino. Detto ciò, hai detto una cosa già che mi eccita moltissimo dal punto di vista cinematografico, che sei cambiato. Che vuol dire che sei cambiato? Perché io ho notato un cambiamento, mi sono fatto dei discorsoni su Smetto Quando Voglio Masterclass, ho scritto dei saggi che tu sicuramente non l'hai letto, sul nero, su queste nuvole nere, non di Terminator 2 che avete preso come base con Luigi e Francesca, ma le nuvole nere della fine di Terminator 1. Io ho sentito, Sidney mio, alla fine di Masterclass, attraverso l'ingresso di Mercurio, del personaggio di Mercurio, ho sentito l'arrivo di un tono nero e terrorismo è la paura. No, la cosa è che quando arriva Luigi... Il film Lo Cascio Walter Mercurio nel film,
il film porta i personaggi in un altro film. Cioè, era quello che ci dicevamo anche con Edoardo. Edoardo, in una scena precedente, Pietro Zini viene sparato da dei tizi e non si fa un cazzo. Perché è un film che ha quelle regole lì. Lui cambia le regole e quando poi si menano sul treno, gli dà il primo pugno, la reazione di Edoardo è: ma che sei scemo? E gli dice, meta cinematograficamente, non stai rispettando le regole del mio universo. Certo. Perché sta cambiando. E le regole di Mercurio saranno poi nel terzo capitolo. Ma i nerd, vi interessa sta cosa? Io so... No, ecco, questo è allora, tipico... Ah, se guardate, questa cosa vi interessa, questo è tipico... Non troverete mai una ragazza. No, io lo devo dire. Ma guarda, stai dicendo le stesse cose di Rovere, sono fatti con lo stampino, no, sti due. Ha detto così. Dice esattamente... Guarda, questo è tipico, no, di Sibilia. Stavo aspettando il momento di Sibilia in cui faceva il suo gioco di prestigio. Perché una delle caratteristiche di Sidney, essendo il mio, tiro fuori tutti i fular dal, essendo il mio John Landis, è di essere un regista profondamente intellettuale che ha l'obbligo, giustissimo dal suo punto di vista, di non passare in comunicazione per questo. E quindi adesso si è spaventato perché stava facendo un discorso. Paraserio, come... mi viene l'ansia. Ragazzi, no, non vi devono interessare, allora, queste cose. È il film più politico fatto in Italia negli ultimi 20 anni, secondo me, insieme a Gomorra di Garrone. È il film che ha raccontato la mia generazione, che è un pochino anche la sua, perché è leggermente più giovane di me. E quindi, ma ovviamente Sidney dice: è per ride, è un popcorn movie. Ma che state a dire? Ma che state a fare? Invece è un film che declina un dramma generazionale in chiave di commedia, che è anche una cosa molto colta filosoficamente. Noi siamo figli della filosofia, noi latini. Hai fatto, caro mio, una cosa molto elevata a livello di spirito umano, secondo me. Era l'obiettivo che mi ero prefissato. Ho detto: dobbiamo fare una cosa molto elevata a livello di spirito umano, e da là ci siamo cominciati a sedere e abbiamo deciso, ed è nato Smetto quando voglio. Lui lo sa che è nata così. Lui lo sa che lo volevo, no, perché dico sempre una cosa del giornale, però eravamo noi, no, noi filosofi, insomma, che si gioca a backgammon e si discute di Freud la sera, e a un certo punto ho detto: voglio fare una cosa elevata a livello, com'è, filosofico. Il vero finto sei te, non solo io il finto, non solo io il finto, no, era tu sei il finto. Temporacciaro, tu sei il film, tu, Sibilia. Senti, ok, allora, nell'extra vengono introdotti nuovi personaggi. Allora, visto che ci stiamo a fare tutte le solite pippone così, allora, inserisco una leggera critica, che però è figlia del desiderio. Cioè, io volevo 5-6 inquadrature di più della macchina, perché... mi dici... Perché io ho avuto un po' una carenza lì di inquadrature, di presenza della macchina, perché è la Bluesmobile, è la macchina di Ghostbusters. Tutto due, sì, esatto. Ok? È molto bella, mancano 5-6 shot, secondo me. È quello che ne pensi? Che l'hanno fatto in tempo a farli. Nel senso che poi tutta di feticismo, questa... certo, di feticismo. È l'evoluzione nei due degli anni Ottanta era rappresentata da delle lucette che stavano sui veicoli. No, poi i americani erano molto dritti. C'è il due, e la macchina è meglio. Sei figo, vuol dire sei ricco. Loro vanno su due o tre punti chiave, in modo che hanno codificato l'esistenza in questo modo. E niente, praticamente una volta questa è filosofia, una volta si erano rotti cose, un'altra volta non funzionava, un'altra volta piove, purtroppo anche in un piano, cioè, il cinema in Italia è comunque un'arte una cosa un po' artigianale, e quindi non sempre riesci a ok essere. Seconda mia critica minuscola, perché ho adorato Masterclass, è: volevo che il personaggio di Bonini menasse di più, volevo più action, quindi anche lì feticismo, sì, perché mi piace tantissimo. Allora, lui introduce un personaggio di un Christopher Walken del cacciatore, cioè un cervello in fuga che si è messo a fare le lotte clandestine in Thailandia. Fanno una cosa bella per il cinema italiano, bella e inusuale, cioè cambiano il corpo di un attore, che è una cosa che noi di solito non facciamo. Quindi Marco Bonini, bellissimo, bellissimo come diventa Paul Rudd, bellissimo quando fa Ant-Man, come diventano tutti quelli là che sapete che diete si sottopongono, è una cosa delirante, bravissimi. Noi non lo facciamo, li vediamo sempre uguali. Fabio De Luigi fa un allenatore di calcio, fa un esploratore, è sempre... invece lui fanno cinema. Allora, questo è fare cinema, bravi. Però io volevo... lo volevo un po' più... più menare. E in realtà, però, questo invece è una cosa diversa di... cioè, mi piace sempre che
in realtà lui non è chiaro, non funziona nemmeno a me. E su questo c'hai ragione, no, perché una volta sbaglia. Sbaglia quasi sempre. Tutto il film si basa su teoria contro pratica, capito? Ma è vero che un anatomista... Io penso a tutte le cose che ci hanno insegnato da piccoli, tipo che ne so, che se spari alla serratura di una porta... quella si apre, questo è un codice americano. Ma io sono sicuro che se spariamo alla serratura della porta, quella rimane chiusa dalle quattro. E quindi... Anzi, scheggio. E io la pensavo, la mi ricordavo Diabolic, io sono cresciuto che da piccolo leggevo Diabolic, e Diabolic non si sporca le mani sparando, non so se avete, voi siete giovanissimi. Sono giovanissimi. Mirko, ci sono Mirko e Angelica dietro la Mirko, macchina. Tu quanti anni c'hai? 25. 25. Vabbè, Diabolic però lo conosci, no? Avete mai letto Diabolic? Sì, l'ho letto, sì. Diabolic è un ladro bravissimo, e che ogni albo deve praticamente far rubare una cosa, e a volte e usa la moglie anche, perché è un rapporto molto paritario, è un eroe bellissimo. Erano gli anni 60 ed è scritto da donne, ed è 62, concepito da due sorelle. E Diabolic però non usa le pistole, che sono cafone, è una cosa da americani. Lui vive in un paese, si chiama Clerville, che è tipo tra un Belgio, Marsiglia, Costa Azzurra, tutte cose fighe, non fa cafone. E quando vuole mettere KO una persona, gli dà un colpetto, ma con una nonchalance, fa lo svenimento controllato. E io ho sempre pensato, io quando ero piccolo provavo su mio fratello, gli menavo delle, e quello non sveniva mai. E quindi alla fine ho pensato, però c'erano tutti i lividi, e ho detto, facciamo che tipo questo famoso nervo vago di cui parlava, non è vero che sei iemeni. E tutto il film è teoria, però ragazzi, dovete leggerlo di Poli, che è bellissimo. Tutto e poi finiva sempre che lui limonava duro con la moglie. Capito? Cioè si sparavano sti baci appassionati che finivano, no, è una bella roba. Stiamo aspettando da una vita, dopo il film di Mario Bava del 60, stiamo aspettando da una vita una nuova cosa di Diabolic. Ok, ma mica è facile, non è facile, c'è una calzamaglia. Sì, ho capito, però e se vede il pacco, però si può fare, ma non ne passa, possono provare mille scambi. Ci sono mille metodi, ragazzi. Mille metodi. Su, o eclissare il pacco. Giulio Bolle è appunto il picchiatore. Sidney ci ha dato una chiave di lettura interessante, però come bravo a scavalcare i cancelli. Quella è sua, quella non era la sceneggiatura di scavalcare. È geniale. A me mi ha detto, ma io so scavalcare il mio no, giuro, poi non c'è nessun ex. Io ancora rido. Io so scavalcare il cancello. Io ho un attimo, finiamo la scena del po', perché pensavo, ho detto, vabbè, la scavalcherà. Comunque di merda. E invece io ho trovato che un attimo. Dice, no, perché io sono proprio bravo a scavalcare. A un certo punto mi fa vedere questa cosa pazzesca. Ho detto, cazzo Marco, dimmelo subito che sei così bravo a scavalcare. Ti prego Mirko, monta Bolle che... Perché c'è tutto Giulio poi, è vero che è un atto dove c'è il personaggio. Dove c'è il modo, cioè, Giulio di però vivere. Questa è una cosa bellissima, fa tanto onore a Marco Bonini. Quando un attore impreziosisce un ruolo, come in quel caso, no? Sia fisicamente che anche con delle trovate mie, cioè sue personali, cioè perché lui torna a casa, ci pensa, ci lavora e questo lavoro si fa proprio se... il tuo pensiero poi cade sempre sulla stessa cosa, cioè il segreto del successo di un film è se poi la sera te lo rigiri nel letto, capito, come una pietra preziosa, stai là che dici domani cosa potrei fare, e Marco l'ha fatto, e quella roba è per sempre, cioè è a scavalcata una volta e adesso tutti a dire quanto è figo Bonini perché ha lavorato bene. Poi fai un campo lungo e mi piace tantissimo come lui in surplus totale veramente alla Diabolic si avvicina trotterellando al luogo del centro dell'azione. È bello, è bello, senza staccare. È meraviglia! È un totale, andate. Bravo, hai ragione. Quello è molto... ragione, è un piano sequenza ed è splendido. Quello pure è una cosa splendida. Strana di... Quella è una scena che, quando tu scrivi, alcune delle figure di più, altre delle figure di meno di scena. Quella, avevo sempre problemi, dicevo, cazzo, questa non la so girare, è strana, me l'ero preparata tantissimo, sì. Ed era quella che quasi la volevo tagliare, poi la cambiavo, perché non la vedevo, e poi invece, come per magia, è una delle più belle, secondo me. È molto retta da Giulio, sì. Giulio rende proprio, è il pilastro di quella scena, sì. Veramente complimenti. Tu dici una cosa bellissima nel bellissimo extra, tutto diviso in capitoli, con le entrate dei nuovi attori, gli attori che parlano, questa idea dell'estero, c'è cioè Thailandia e Nigeria, l'idea di mettere le scene d'azione. Quella fatta col cellulare.
perché stavamo in Thailandia, un mercato bellissimo di Bangkok, là poi si lavora col metodo americano, quindi c'è un assistente per qualunque cosa, c'è una cosa bellissima, che è il sarto che sul set la mattina ti fa la sedia, dietro, perché c'è il tuo nome da director. Io che ero abituato a sedermi tipo su delle sedie di merda, ma tipo quelle che si dice, cioè, a volte non c'è proprio la con sedia. Con Sidney Sonnino scritto. No, poi non pure sbagliato, Billa, ovviamente. Ovviamente, però insomma era, e la cosa brutta è che stavamo girando in un mercato tipo di aperto e mi avevano messo in una specie di nicchia col monitor tra le cipolle e cioè i sacchi di cipolle, e io non potevo far vedere questa cosa bellissima che c'avevo la sedia, e allora provo azione, e cercavo di non guardare, non mica che volevo far vedere questa cosa, che purtroppo non ho visto nessuno. Tu dici una cosa bellissima, dici che si può preparare, si può fare storyboard, soprattutto dentro un film che a differenza del primo ha macchine che si ribaltano, non Alberto che dice che la macchina si ribalta, ma vediamo la mitico, il mitico momento del primo in cui la macchina di Alberto si ribalta e fanno una cosa geniale da teoria da teoria quantistica della fisica, cioè loro cambiano la realtà in sceneggiatura. E vediamo perché la macchina di Alberto si ribalta con una grande sorpresa rispetto alle aspettative dello spettatore. Questa si chiama manipolazione. Non credete mai ai registi e ai critici, soprattutto i critici che sono più disonesti se dicono una cosa del genere, che il cinema non... Mi piace questo film perché non ti manipola. Tutti i film ci manipolano. Basta solo essere onesti dal punto di vista intellettuale. Ma è una cosa bellissima perché è lo stesso. Io lo dico sempre quando facciamo i film, ragazzi, devo mettere. Cioè, tutto questo lavoro è passare la mano sulla tizia che levita, no? Noi siamo lì a fare così sotto, cioè la stessa cosa. Bello, non c'è trucco, non c'è inganno. Noi facciamo i prestigiatori. Tu poni l'attenzione su una cosa, ma intanto gli spiri il portafoglio, nel caso degli 8 euro, però è più o meno questa cosa qua, capito? Cioè tu dici sempre che non sei un intellettuale, in realtà sei un intellettuale, certo, è tutto il segreto di Sibilia che ci fotte ormai da 3 anni. No, nel senso che è tipo, cioè, vai a prescindere, cioè, è così, è la stessa, è vero. È portare l'attenzione su una cosa mentre ne fai un'altra, non far vedere il trucco, è tutto così, e poi si passa col cappello. E poi si passa col cappello. Posso stire il portafoglio? Sì. Neanche dai complici questo. Sidney dice a un certo punto una cosa che ci ha detto su quel bellissimo momento di Giulio Bolle, di come scava il cancello, di come arriva e di come gli ha risolto una scena che era stata problematica per Sidney nella sua testa, per Francesca, Sidney e Luigi. E a un certo punto tu dici una cosa che mi è piaciuta molto, cioè dici i film a un certo punto tu puoi studiare quanto vuoi, ma quando giri succedono cose, appunto, succede, il film va in una direzione, tu ci credi molto in questa cosa? Anche ci prima. Credi ai tempi dei corti? Sì, ma anche prima è così, tu lo puoi, a un certo punto, quando lo stai scrivendo, e lui già esiste, e va nella direzione in cui deve andare, non lo puoi indirizzare, è una cosa che si surfano, i film si surfano poi, cioè l'onda più grande è sul set, è nella sua fase massima, più tu ci puoi stare sopra non è che puoi indirizzare un pochetto, ma potrai mai stravolgere, e quello è bello perché hanno vita propria, a prescindere poi da chi li fa, che più o meno sì, ne rispecchiano, cioè c'è molto dell'autore, però c'è anche molto di tutta una serie di persone, e questo è bello perché poi ci sto io qua, ma noi siamo sempre 100, 120, 150, 200 persone che lavorano a questa roba qui, affinché poi io venga qua e faccio una discreta figura e a fare lo scemo, però non è solo me, è tutti loro, cioè siamo un grumo di persone che poi ottengono il film che si meritano. Questo mi piace molto come frase. Siamo io lo dicevo sempre, cioè questo è il film che ci meritiamo, verrà fuori, è comunque il film che ti meriti. Siamo in chiusura. Sei pronto? Te lo meriti. Siamo, mannaggia, stare qua a parlare ore e ore con voi, avevamo detto che durava di meno, è durato. Siamo in chiusura, una delle cose che ho amato molto di questo film è editorialmente il rischio di inserire degli umori diversi rispetto al primo. Allora chiudiamo con quello che gli umori negativi, neri, il nero della banda dei ricercatori che c'è. C'è un antropologo, là mi sono fatto un pippone da critico, un antropologo che secondo me è anche figlio degli studi di antropologia, comincia a pensare molto alla sopraffazione, al concetto della stratificazione della sopraffazione nella storia dell'umanità, popoli che hanno ucciso altri popoli e si è andati avanti così. E il personaggio di Sermonti
è molto nero in questo segno. Noi abbiamo geniale, ci siamo, no, ci siamo messi tutti intorno a un tavolo che tu dovevi fare una cosa. Ma vaffanculo, ho già capito. Sei una merda. I critici non li devi trattare così. No, ti dico come è nata la Genesi. Gli scoppi in diretta e non mi viene mai. Ci sono i registi italiani che uno gli fa una pippona e dicono: beh, no, sì, è vero. No, no, e uno gli fa una pippona a questo, niente, è così. E te prende pure per il culo, vabbè. Allora, invece è così, e quindi il personaggio di Andrea De Sanctis ha in due o tre momenti di masterclass un qualcosa. Ricordatevi che Andrea è quello che ha sparato dentro la farmacia, e quindi ha dei momenti in masterclass nerissimi. No, ha sparato Mattia. Ha sparato Mattia, è vero, sì. Per però... il nervoso. Per il nervoso. E lui spara subito dopo. E lui lo voleva uccidere. Ma infatti sono i due. Lui dopo dice: lo dobbiamo fare fuori. E perché... questo è l'antropologo. E questa è la spietatezza dell'antropologo. Eh sì, perché è lucido, no? Non pensa mai al singolo, pensa alla razza, capito? Esatto. La sopravvivenza della razza. E soprattutto la storia della sopraffazione nel corso dell'umanità. Allora, sei stata trilogia. Sei veramente una merda. L'altro ha ragione, che mi ha corretto. Anche Argeri si porta dietro in masterclass, mi piace tanto. La diventa quasi. Come prendere in giro pure? La diventa quasi un film svedese. Perché Mattia c'ha la colpa. E mi piace molto come voi trattate la colpa di Mattia Argeri, perché è il personaggio di Valeria Prea, uno dei due linguisti, latinisti, chiamateli come volete. E perché. Lo vedremo quasi in un film drammatico, cioè molto in relazione alla cosa che lui ha commesso nel primo. Complimenti, perché è difficile in una commedia. Quindi ci sono questi due neri. Io ti voglio dire una cosa. Dimmi. Ho finito di vedere Masterclass pensando a Gas nel vino. Sono cambiate le musiche, hai ragione. Entra Locascio, tutto il film cambia con le musiche, con gli effetti sonori. Sto senso d'oppressione, il silenzio. Pietro che dice, sembra il finale dei suoi sospetti. Che cazzo sta succedendo? Non abbiamo capito niente, c'è un piano gas nervino, ho pensato a terrorismo. Io ti voglio dire solo una cosa, e però mi devi rispondere, se non mi rispondi te no. Non è una rivelazione, però io ti voglio dire, io ho pensato quante pippe mi farò come critico e quanto vorrò bene a Sydney e agli altri 120 del suo esercito, se ci sarà morte in ad honorem. Non dirmi, non stiamo parlando di chi, io ti chiedo solo morte. Sicuramente il terzo film è quello è molto diverso, no? Io ho fatto una domanda precisa. Sì, ci sarà morte? Ci sarà morte. E infatti è generica, lo puoi corrispondere. No, sì, c'è una persona che cessa di esistere. Ne smetto una. Però, o magari è già successo e non lo sai. O magari è già successo e non lo sai. Ok, su questo mistero. Allora... No, il terzo film è bello comunque. È proprio adesso che l'ho quasi finito. Perché poi. Quando mi facevate... Siamo in promozione. Quando mi facevate le domande, dice: ma il terzo? Io non l'avevo visto, gli sparavo stronzato. Ah, no, sì, certo. Il terzo. Invece è venuta una roba. Perché poi fin quando non lo vedi, non sai cosa hai combinato. È proprio quello del più profondo dei tre, è proprio l'epico, il finale che volevo, è proprio il gran finale, e vaffanculo, capito? E vaffanculo tutti, e chiudi una saga che poi sono molto fiero del fatto, comunque, anche nel senso, perché è stata una delle cose più faticose dell'esistenza, comunque, mettere su, fare due film, anche una delle cose più rischiose, perché cioè, sempre il rischio, poi due film... se uno va male l'altro va peggio, capito? E invece poi sono proprio contento di averlo fatto. E guardatevi questi contenuti extra. Quanto costa sto DVD? C'è sta il prezzo, costa poco comunque, ormai non costano pochissimo, quindi se vi piacciono gli oggetti ci sono. Poi se tipo volete l'oggetto che li contiene tutti e due e poi vorremmo preparare proprio una mega edizione con tutti e tre, faremo tipo il cofanettone serio, no? Che però non possiamo fare così, se no quanto cazzo. No, sì. Vabbè, ci pensiamo dopo. Grazie. Noi siamo fieri. Vogliamo fare un giro nella reggia di. Quello lo facciamo come altro contenuto. Nel palazzo d'inverno. Questa è la residenza estiva o questo è il palazzo d'inverno? Va bene. Invece ad honorem, vogliamo dirlo? Che è novembre?
E dovrebbe essere novembre. Non da sta roba. No, è adesso, tra un'ora praticamente. Quindi è novembre. Lo so io che è novembre e noi siamo fieri. Fammi fare un finale retorico, te prego. Noi siamo fieri. Lui è fiero di Masterclass. Noi siamo fieri di Sydney, del lavoro che fa, della collaborazione con Matteo Rovere, con Francesca, con Luigi Di Capo, con i 120 dell'esercito. E è vero che sui backstage c'è il dramma, c'è il silenzio, ci sono le pause, c'è la noia, ma in realtà Sibili è così manipolatorio e subdolo che nel backstage di Smetto Quando Voglio Masterclass Sibili ha sempre gli occhiali da sole, come i registi americani che vedevamo nei fine degli anni 90, ride sempre, è sempre contento, c'è un clima di allegria, quindi hai ricreato ciò che vedevi nei DVD. E poi non è vero un cazzo, ci si menava in tutte le... Grazie Sibilia, salutare Bettaste 01, viva Bettaste e viva 01. No, viva prima 01 e poi a seguire, ma staccatissimo Bettaste. Va bene, no, perché viva 01, viva Bettaste? Perché ti dammi i soldi? Perché questa cioè, certo. Tu hai i soldi per no, io no, io ce l'ho già. Che io qua, Io ce l'ho già. Certo. Ciao, devi fare il cronometro, devi spegnere, devi premere questo. Ciao. Ma l'hai già spento te? No, siamo stati 8 minuti e 32. Ma è un escamotage, non lo rivelare, è un trucco, non lo vedono, non c'è il dettaglio. È tutta una tristezza. Grazie, ciao.